Sono Paolo Grossi, dirigente dell'area della promozione culturale. Volevo solo toccare un argomento che nella mattinata sorprendentemente non è stato toccato, che è quello dei lettori, la funzione del lettore per la promozione della cultura italiana all'estero, un argomento a cui tengo molto anche per aver ricoperto questo ruolo. Si è parlato prima della chiusura dei dipartimenti. Io, come direttore dell'Istituto di Cultura di Stoccolma, fino a pochi anni fa, ho vissuto il dramma, si può dire, della chiusura del dipartimento a Gotemburgo, una vicenda molto triste, nonostante tutto l'impegno profuso dall'Istituto e dall'ambasciata, che coralmente hanno lavorato per incontrare tutte le autorità al massimo livello, a nulla è stato, non si è potuto ottenere alcun risultato, almeno per il momento. Se avessimo avuto lo strumento del lettore, forse questo ci avrebbe aiutato. Ma il sasso che vorrei buttare nello stagno per chiudere questa così fruttuosa mattinata è la denuncia dell'assoluta inadeguatezza del sistema di reclutamento dei lettori. Penso che su questo tutti coloro che hanno un minimo di competenze siano d'accordo, però non basta essere d'accordo, bisogna lavorare perché si riformi radicalmente il sistema di reclutamento dei lettori. Grazie.